e Sasha Savastano. I tre autori, diciamo, verranno, allora, il primo, Bruno Mancini, diciamo, verrà letto appunto da Edoardo Cocciardo, mentre Roberta Panizza appunto da Carmela Di Lustro. Nel caso di Sasha Savastano ci sarà un video che appunto riprodurrà le sue poesie. Invito quindi qui Edoardo Cocciardo. Un taglio da fune del timone sobbalza come la tortola su di un lieve di pane. Sfugge corda indefinita, movenza soffice d'ora di sole, è vortice di fantasia e di specchi. Se invece sei colpevole e mentissimo, se sei colpevole e fuggi, e verso luci te ne fuggi, ossessive, se sei colpevole e premi, respiri, e sangue t'annulli avvenendoti, tu mi rincontrerai, a certi altari a lustrare, indifferenti modi a credere, parole a piangere, sfide a creare, curvi colori oscuri e matti a muovere, in malinconie tossiche, più di un fumo giallo e denso. E io vi parlerò di cani e di animali, delle mie pallide armi di sconfitte, di ore mai vissute, di stelle. E io ti creerò bellezze, ti richiamerò ricordi e la mia mente, lenti accordi e spia. C'è un patto crudele nel mio dono. Tu devi prendere la mia sedia, la birra, il sigaro, la penna per nascere. Ti giro intorno e non ti tocco. C'è un patto scellerato nel tuo domani. Tu devi prendere il mio sonno, il letto, i lumi, le ombre per vivere. Ti guardo dentro e mi conosco. C'è un patto assurdo nel tuo destino. Tu devi prendere il mio amore. Lo cerchi, ti sfugge, lo stringi. Ti sfugge, lo stringi. Per essere Ignazio di Frigeria ed Alessandro col cuore di un poeta. Di presentazioni, però due parole. Scrittore, narratore e poeta, ha pubblicato una lunga serie di libri per poi dedicarsi alla diffusione della poesia mediante il progetto La nostra isola, di cui è fondatore. Carmela Di Lustro invece leggerà le poesie di Roberta Panizza, direttore artistico del progetto culturale La nostra isola. E Roberta Panizza, da sempre appassionata lettrice, si è poi dedicata con la stessa passione alla poesia. Come appunto dicevo, è direttrice artistica del progetto La nostra isola. Carmela leggerà due poesie appunto di Roberta Panizza. Giace esanime il pensiero nel limbo della mente, estranea a te che guardi altrove e dici e non fai. Come il vento che va ed un tratto torna al mutare dei calori, e il gelo bagna e copre bianco e muore lo stretto inferno del mio cuore. Portami dunque dove cade l'orizzonte, e nel dopo che si svolge tra sogni e incerto desiderio, esplode di tavolozza il cielo e non vedo più confini in questo giorno, che chiude scivolando tra musiche dolci ed imprecise ore. Leggimi, ti prego, ancora, i tuoi spartiti d'arte che con mano sapiente percorri sui miei arcobaleni di passione. Sasha Savastano, che è al mio fianco, originario di Napoli, si è laureato in scienze della comunicazione, tra i suoi molteplici interessi c'è appunto quello della poesia.
Per l'occasione Antonio Meccarini leggerà Prigioniero e Sputo di Sasha Savastano, lo vedrete attraverso il video che sta per partire. Chiamami prigioniero del mio male, dolce, ineffabile, infinito terrore. Tienimi stretto in una morsa esiziale. Non scapperò, non fuggirò dal dolore. E urlami, invincibile, la condanna infinita. Dileggiami, mangiami, ridi sguaiato. Dal profondo del labirinto della vita, il vagito solenne di un uomo mai nato. E guardami bruciare nel tuo inferno incoerente. Consumami, prendimi, godine ancora. E provo mille morti ad ogni istante, il pianto ridente di un incolore aurora. E ricordami dunque l'essenza dell'oblio sparuto, triste, di me stesso prigioniero. Non tenermi serrato nella stretta dell'addio, e sarò sempre e solo un sogno in bianco e nero. Di tanti altri pianti e sputo, incerto viaggiatore di luoghi inospitali. Mi perdo le maschere, la gente, come candidi vitali. Non vedi? Assassino feroce di sogni insensati. Non senti? La puzza di morto, i vermi saziati. Aspetto, feto morente, di aborti tardivi. Dalla putrida luce dei tuoi occhi fuggitivi. Aiutate! La voce. Aiutate!
donna? Hai visto in sala? No, è già sempre stile di Valigia. Tra le serie? A Valigia stile un topone. C'è la gente! Oh, scusate. Peccato perché mi sto raggiungendo in casetto buona. Se ci battono prima e comincia. Ma io mi apro un kit. Signore e signori, canteremo per voi senza casetta. Ma come finisce? Oh, e non sarà già. Tanto prima conoscerà me e un povero cantante di ambulatorio. Ambulante, si dice ignorante. Tu mi attacchi le scelle. E che tira su bene, si dice mi attacchi le scelle. Io tengo la rucola d'oro. Fatti l'anzalato. Il coso qua come si dice, ostonilo? Si dice lucole, ucole. Io già mi stavo per fare la scala e dopo che mi ero fatta la scala mi trovo capezza a mano, facevo pure bagnarci, piano. Io sempre con la radio, sai come mi piglierete? Assigiato. Hai fatto, a me la mina non sono salita. È normale, tutte sono la tonica. Mi sento seduta abbandonata. Io sono fatte due alfarelle, canta, canta. Cario pubblico, canterò per voi oggi. Che cosa brutta. Un vecchio successo di Nino e Vitale. Era il tempo delle more. E subito, tu vedi che devo far triste. Era il tempo delle more. Già te l'ho detto prima. E nel ciumo mi menai. E chi è la fine che ti facesse fare? Una luna quasi nuova. Ma che sa, lui è luna di seconda mano. Come era malo, mi avevo di te. E avrei voglia, poveressa, a te. E il papà aveva il padre, gli stessi con gli occhi in giù. Ha fatto pure il papà. E guardavo il cielo tutto pittato di blu. Aveva la mano in giù, lui. Quella notte quanti baci su su. Quella notte quanti amori su su. Quella notte quanti amori su su. Quella notte quanti amori su su. Iniziamo con l'appello. Totti Francesco. Sta fuori che sta giocando a pallone, signora Maestra. Sempre a giocare a pallone. Sempre a giocare a pallone, sta. Vedete che questo ragazzo non farà mai niente nella vita. Sta portando il denaro, signora Maestra, si fa vincere la vita. Allora, andiamo avanti. Berlusconi Silvio. Ah, questo è, non mi ho finito niente. Questa è stato legittimamente impedito di venire a scuola. Sempre per una scuola, ma è stato legittimamente impedito da una bambina che sta nell'altra classe, la terza E. Rubi si chiama. Sta sempre stessa alle sempre. Non me ne lascio alcuni, quindi mi ora sta sempre. Andiamo avanti. Bondi Sandro. Vabbè, non mi parlate di quello, signora Maestra, non mi parlate di quello. Io non, in classe mia non lo sopporta nessuno. Ma figurate, abbiamo fatto una mozione di sfiducia per togliercelo dalla classe. Abbiamo proprio tolto la mezza questo Bondi Sandro. Poi non ieri stiamo giocando con le costruzioni. Ha fatto cadere tutto. Ma è proprio un distruttore. Ma veramente, ha fatto cadere tutto quello che poteva far cadere. Andiamo avanti. Allora, Colombo Cristoforo. Vedete, ancora non andare dalla America. Allora, vabbè, non ci sta nessuno per capito. Non ci sta nessuno. Andreotti, De Lupi, Prezzi. Stanno tutti in tribunale. Perché in Italia sapete come funziona, signore? Non è che ti danno 10 anni di galera, ti danno 10 anni di tribunale. Ah, ecco. Però dormono, signore, ma non muoiono mai. Allora, vediamo un po'. Ti sono presente? Io ci sono. Sta bene. Non mi volete mica interrogare? Assolutamente sì. Poco carino, signore. Vogliamo parlare un po' dei poeti anglosassoni del XVII secolo? Cosa mi sai dire dei poeti anglosassoni del XVII secolo? Cioè, io appunto ti volevo chiedere questa cosa, com'è per il secolo? XVII. Allora, possiamo dire i poeti anglosassoni del XVII secolo?
scrivevano delle poesie. In anglosassone. Oh. In un anglosassone tipico del XVII che si differenziava dall'anglosassone del XVI secolo e dall'anglosassone del XVIII secolo. Ma... Ma possiamo dire che i poeti anglosassoni del XVII secolo quasi sicuramente sono tutti morti. Qualcuno diciamo può anche non stare con un pennello, sono tutti morti. Andiamo avanti, su, è meglio, passiamo alla letteratura italiana, forse è meglio. No, ma io l'ho detto la letteratura. Dimmi il 5 maggio. 5 maggio? Il 5 maggio. 5 maggio, ma che cosa era domenica? No, perché se era domenica stavamo a mangiare a casa della Roma, perché noi tutte le domeniche andiamo a mangiare a casa della Roma. 5 maggio state a mangiare a casa della Roma. Okay. Ma era mattina o pomeriggio che volete sapere? Bisogna, facciamo un'altra cosa, Sì. Cosa ti è rimasto dei promessi sposi? Che promessi sposi? Mi abbiamo rimasto la partecipazione. Dopo un ignorante. No, ma io comunque sono abbastanza. Passiamo alla storia. Passiamo alla storia. Allora. Chi ha sfondato Porta Pia? Chi ha dato la storia, signora Maestra? Ma come tu non sei stato? Dato la storia, signora Maestra, è stato tanto tanto. Ma che stai dicendo? Sì, ma signora Maestra, come? Mannaggia la miseria. Io stavo in porta via. Tu stavi in porta via? Sì. E Totti Francesco ci ho detto, Totti Francesco, non tirare forte, Totti Francesco, perché se tiri forte si sfonda porta via e poi la senda, via, la maestra, tutti quelle la portiere, insomma. Allora io ho detto, fammi il cucchiaio, Totti Francesco, fammi il cucchiaio, la cosa si fa. No, ha tirato forte, boh, si è sfondata porta via, sono stati tutti i gerani via appeso fuori sopra la porta. Se è successo che ha distrutto tutto quando mi stavo scappando. Ma che stai dicendo, visto? Signora Maestra, sta tutto spesso per una volta. Quante cose mio padre la soppa? Oh, mamma mia. Quante cose stavolta, signora Maestra? Basta, visione. Allora, dimmi un'altra cosa, vediamo se questa perlomeno la fai. Chi ha inventato il cinema? Ha inventato il cinema, dovresti saperlo. Non ci metti questi cambiamenti. Chi ha inventato il cinema? Per aiutare. Ma il cinema qua, quello sotto casa, nelle paesi lì. No, tutti i cinema. Tutti i cinema del mondo, devo dire tutti. C'è una cosa difficile come lo fanno i cinema. Chi ha inventato il cinema? Perché mi ha inventato Spielberg. Spielberg. Vabbè, l'hanno inventato i fratelli Lumière. No, quelli hanno inventato un'altra cosa. Perché? Le Lumière che stanno in mezzo alla strada. Mamma mia, mi sono proprio ignorato un po'. Veramente, le Lumière in mezzo alla strada. Chi ha inventato il cavatappi? Don Benito. Bravo, come fa? Questa era facile. Allora forse mi segni pure questa. Vediamo. Ma guardate domani, non ce l'avete di scuola, va? Prima storiella. Allora, io donna, possiamo dire che mi è successo, cioè, che? C'è stata una gabbia di colore. Allora, lui stava sotto all'albero e stava facendo la pendichella, come ti ho comandato, le pomeriggio stava facendo la pendichella. A un certo punto, plof. Gli è caduta una? Questa cosa del colombo, no? No, una mela. Una mela? Almeno che era una mela. E che cosa ha detto quando ha visto che la mela che era caduta? Che è caduta la mela. È caduta questa mela e è caduta in testa. Possiamo dire che gli è caduta in testa. Perché ha detto qualcosa quando è caduta. Hai anche detto qualcosa? Quando ha visto la mela? Aia!
omaggio alla nostra Roberta. Roberta Ravizza, che insieme a Bruno Mancini, sapete, è la patron di questo discorso. Io sono solo la voce. La poesia di Roberta Ravizza si chiama Tu poesia. Tu, sul ciglio del mio baratro, aliti umori di sottofondi e mare. Salmastro che emerge nelle notti e spinge a guardare ciò che dentro muove l'urlo in pieno petto. No, non posso con gli occhi toccare a lungo il tuo volto che mi fa pietra in faccia al ghigno delle serpi destino e mi racconto, spiandomi, mi spiego a te definizione dell'esistere senza. Mai spesso lascio che il tuo magnesio mi dirami di luci dentro, fingendomi sempre che sia tu a non morire. Bruno Mancini. Il volo verticale di un elicottero distingo, il fumo di un battello si spande in loco. Profeta, eccomi, vicino ai miei bagliori. Brucio superfici senza suoni, piuttosto che partire suoni di seghe. Ricordo il crepitio di una mitraglia, sotto gli archi scuri di un portone, addosso ai cani uomini il piombo dei proiettili, e le piante pesanti di corpi, e i fiori sparsi per terra. Quel grido di pianto di bimba, mentre c'erano scarpe chiodate. Ricordo la cella bassa e il sapore di aria viziata, alle volte sporche ignobili croci affanno, il brusio, mentre c'erano scarpe chiodate. Sua madre, sporca di sangue, accoccolata tra luci e ombre di ferro, e lì pensando di bene e di male, di male, di male e di bene, e poi capimmo pietà, che sola eri triste. Siccome i miei organizzatori non hanno pensato che uno che parla per mezz'ora gli si secca la lingua,